Buongiorno a tutti e benvenuti. Senti, Sì, buongiorno a tutti e benvenuti al secondo dei Gabriele. quattro webinar realizzati da Mauritius Promotion Tourism Authority. Mauritius e i suoi sapori, specialità e itinerari gastronomici alla scoperta dell'isola. Per l'occasione siamo in compagnia oggi di Ida Buonanno per Mauritius Tourism Authority, Francesca Scardia di Air Mauritius e Michele Consigliere per Constance Hotel & Resort. Vediamo il buongiorno con un video.
Buongiorno Ida, ti lascio la parola. Buongiorno Prego. Sabrina, grazie mille. Grazie, avete visto poco fa il video in realtà di Constance Hotel Resort, è stato anticipato, qualora aveste bisogno anche di materiale video di Mauritius possiamo inviarvi il link da cui scaricarli. Ringrazio Sabrina innanzitutto per questo secondo appuntamento insieme e poi saluto anche i miei colleghi in questo capitolo, per Mauritius Francesca e Michele per Constance Hotel Resort. Oggi vi portiamo alla scoperta dei sapori e della cucina di Mauritius, che è uno degli aspetti più interessanti di questa bellissima destinazione. Possiamo andare avanti? La cucina mauriziana riflette quella che è la composizione multiculturale della società dell'isola, che la cucina sia di tipo tradizionale o familiare oppure più sofisticata, la gastronomia mauriziana presenta un'incredibile varietà di fusioni creative, quindi di sapori, di aromi, di colore, che trae ispirazione dalla Cina, dall'India, dal Medio, dall'Estremo Oriente, dalla Francia e dal Sudafrica, quindi un po' da tutte le popolazioni che costituiscono l'isola. Alcune delle specialità principali della cucina mauriziana sono il dal puri, che è simile ad un pancake, il falata, che è un tipo di pane, i samosa, frittelle triangolari, ripiene al kale, il briani, quindi il riso speziato, che sono di origine indiana. Invece un mix tra la cucina francese e quella orientale è la salsa Vendée, che può essere utilizzata per insaporire piatti a base di pesce oppure di pollo, ancora il rugai alla creola, che è un piatto a base di pesce oppure di carne, è condito con salsa di pomodoro piccante, timo, peperoncino. Ancora, molto più scenografico anche all'occhio, è il bol renversé, con piatto rovesciato che è di ispirazione cinese a base di riso, pollo, verdure e uova. A Mauritius è possibile, insomma, trovare diverse soluzioni per provare ed assaggiare queste sue specialità gastronomiche. Quindi si va dai chioschi di street food disseminati un po' dall'isola, risiediamo ristoranti di media buona qualità, fino poi ad arrivare a ristoranti nei quali lavorano dei chef stellati. Oltre al riso, al pesce, al pollo, anche la frutta è tra i protagonisti della cucina mauriziana. Infatti, sull'isola abbondano frutti come licis, mango, cocco, ananas, papaya, che sono perfetti da gustare in spiaggia dopo una nuotata oppure un'escursione in barca oppure semplicemente come uno snack a merenda oppure a metà mattina. A Mauritius esistono diverse possibilità per poter scoprire l'isola anche da un punto di vista culinario e gastronomico. Tra queste ve ne presento oggi alcune che sono la visita del mercato centrale di Port Louis e la Venture du Sucre oppure la Route du Thé. Parto con il mercato centrale di Port Louis. Il mercato di Port Louis è aperto tutti i giorni dell'anno ed è un punto di riferimento sia per i turisti che per i mauriziani, in quanto qui, grazie all'ambiente vivace e colorato, è possibile trovare sia frutta che verdura, spezie oppure altre specialità gastronomiche, nonché anche prodotti di artigianato locale. Inoltre, presso il mercato centrale è possibile anche assaggiare alcuni dei piatti tipici presso i diversi punti di street food che sono presenti al suo interno. La Venture du Sucre, invece, è un'antica fabbrica di zucchero che è stata trasformata in un museo dedicato ai 250 anni di storia di produzione dello zucchero a Mauritius, in cui risiedono ovviamente la storia della fondazione del paese, le basi del suo sviluppo economico, insomma un po' quella che è la vera anima di Mauritius. La visita del museo è interattiva e adatta anche ai più piccoli, in quanto i bambini e i ragazzi possono essere coinvolti in un gioco a domande e risposte da due mascotte che accompagnano la visita.
Inoltre, alla fine dell'itinerario che si snoda tra antichi macchinari utilizzati per la produzione dello zucchero, è possibile anche acquistare le diverse varietà di zucchero, quindi dallo zucchero bianco al bruno dorato oppure al marrone scuro, oppure ancora se a degustare, che allo stesso modo acquistare anche il rum. Inoltre è possibile anche pranzare presso il ristorante annesso al museo, che è Le Fanguren, che si trova comunque in uno splendido giardino dell'antico campo di zucchero. Inoltre, per chi fosse insomma interessato, è disponibile un'app con un'audioguida in italiano. Infine poi la route du thé. Questo perché lo zucchero è perfetto da abbinare ad una tazza di tè. E per chi volesse approfondire e conoscere i numerosi aromi di questa bevanda attraverso una full immersion nel suo mondo, è possibile farlo grazie alla route du thé. Che cos'è la route du thé? È un vero e proprio viaggio costituito in 3 tappe per scoprire sia la storia che le tecniche di produzione del tè sull'isola. La prima tappa di questo percorso è la visita al Domaine des Aubineaux, che è una dimora coloniale che risale alla fine del XIX secolo. A seguire poi si prosegue con un tour alla fabbrica del tè di Boisherie, in cui è possibile anche degustare diversi aromi di tè, quindi dal cocco alla vaniglia, ad esempio. Infine quest'ultima, la vaniglia proprio, è un altro dei capisaldi dei sapori mauriziani. Infatti è diffusissima in tutta l'isola ed è il posto più adatto per scoprire le sue proprietà è la terza tappa della Route du Thé, cioè il ristorante Le Saint-Aubin. Infine, però, diciamo che un viaggio alla scoperta dei sapori, dei gusti, di Mauritius, non può non includere una degustazione di rum, che tra l'altro è una delle esperienze, più belle, che si possano fare sull'isola. In questo caso una sosta alla Romerie des Chamarelles è d'obbligo. La Romerie des Chamarelles si trova, nel verdeggiante entroterra vicino sia alla famosa cascata di Chamarelles che alle suggestive terre dei 7 colori. Qui alla Romerie des Chamarelles è possibile assaggiare e degustare sia diversi tipi di rum, ma anche altri liquori aromatizzati con dei prodotti locali. Inoltre, anche in questo caso, vi è un ristorante annesso con quella distilleria al museo, che si chiama L'Alchimista, in cui è possibile, sia pranzare oppure, sorseggiare anche un tè nel pomeriggio. Il ristorante è appunto aperto soltanto a pranzo oppure al pomeriggio, però nel caso ci fosse un interesse è possibile anche organizzare delle cene esclusive private. Per chi volesse poi approfondire quelle che sono le specialità gastronomiche, culinarie, nonché le degustazioni di rum a Mauritius, può trovare maggiori informazioni a questi link di seguito che poi posso anche inoltrarvi direttamente. Infine, volevo. Funziona? Eccoci qua. Volevo ricordare a tutti l'e-learning di Mauritius, è un nuovo strumento di formazione dedicato esclusivamente al trade che è stato lanciato a novembre dell'anno scorso. In questo caso gli operatori, quindi agenti o altri operatori, possono usufruirne tranquillamente registrandosi a questa piattaforma digitale che è Upgrade 6A. E seguire i 7 moduli di cui si compone questo e-learning. Qui è possibile trovare informazioni pratiche relative alla permanenza sull'isola, tutto quello che c'è da conoscere prima di partire, oppure approfondimenti anche su quelli che sono i luoghi di interesse, le attrazioni principali, oppure tutte le esperienze che è possibile fare sull'isola, tra cui appunto anche quelle legate alla gastronomia oppure al rum.
Bisogna, per iscriversi, bisogna registrarsi al link che è indicato. Se ne avesse bisogno, posso copiarvelo anche nella chat in modo che sia a disposizione subito. E tra tutti gli iscritti al corso, inoltre, ci sarà l'opportunità di competere con altri agenti di viaggio, insomma, per raggiungere anche la cima della classifica di Upgrade SEGA. Io con questo ho finito, vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra partecipazione e passo la parola nuovamente a Sabrina. Eccomi, e con questo passiamo la parola a Francesca di Air Mauritius. Eccomi qua, buongiorno a tutti e grazie per la numerosa partecipazione quest'oggi, quindi grazie a Turismo Attualità e ai nostri partner di oggi, l'ente del turismo di Mauritius e Constance Hotels, la persona di Miller, grazie di essere qui e della collaborazione. Dunque, come arrivare a Mauritius? Ovviamente con la compagnia di bandiera dell'isola. Nata nel 1967, negli anni è cresciuta, mantenendo sempre come filosofia, come punti di riferimento, la sicurezza degli aeromobili, la qualità del servizio e una flessibilità e ricchezza di voli. E questo ci ha permesso anche poi una forte crescita a livello appunto di numeriche, quindi di passeggeri trasportati sull'isola di Mauritius. Per quanto riguarda le rotte, noi raggiungiamo oggi 23 destinazioni. Ovviamente oggi parliamo in particolar modo di Mauritius, ma vi ricordo anche che la compagnia serve anche destinazioni appunto in paesi vicini come appunto l'Africa, il Sudafrica, che è il classico combinato con Mauritius, piuttosto che il Madagascar, l'Australia e l'Asia. E poi la novità più importante di cui volevo parlare oggi, sì. Francesca, perdonami, non ti sentiamo nuovamente bene, dovresti cercare di non muovere il microfono. No, sono immobile. Ok, prova ad andare Sono fermo. avanti. Dicevo, la novità di cui vi volevo parlare anche oggi è l'introduzione del volo su Seychelles a partire da luglio. Quindi potreste anche combinare la destinazione Mauritius con Seychelles e quindi per esempio dei viaggi di nozze o comunque viaggi appunto più lunghi, comunque viaggi di nozze più, ovviamente hanno un soggiorno normalmente più lungo e sarebbe appunto una un'idea carina da proporre. Per quanto riguarda Mauritius, serviamo l'isola attraverso differenti hub in Europa. L'hub principale è Parigi, da cui partiamo con voli giornalieri, operati appunto per Mauritius e voli in collaborazione con Air France. Dunque avete in realtà due voli al giorno da Parigi, concomito ovviamente coincidenze dalle principali città italiane. E quindi in realtà da tutta Italia potete venderci ogni giorno, scegliere la durata del viaggio, quindi che non è la classica settimana, piuttosto che fare 10 giorni, e con noi è possibile. Ovviamente combinando poi anche il Parigi anche con Londra, Amsterdam o Ginevra. Quindi via Europa giornalmente, settimanalmente. C'è massima flessibilità appunto per arrivare a Mauritius. Oltre poi a una partnership con Emirates per quanto riguarda il Via Dubai. Qui parliamo solo a livello tariffario, in quanto sono comunque voli operativi. Quindi c'è una tariffa Via Dubai, ma in realtà con aeromobili operativi. Quindi ovviamente oggi io parlerò di quello che è Air Mauritius, quindi i nostri voli. Operiamo con dei nuovi aeromobili acquisiti in flotta di recente, sono gli Airbus 350-900. Sono aeromobili di ultima generazione e quindi rappresentano oggi il nostro prodotto di punta e sono sulla rotta di Parigi. Dunque, su Parigi troverete appunto il 350, mentre sulla rotta di Londra arriverà l'Airbus 330, 330 Neo. Anche questo è un prodotto tecnologicamente molto avanzato, l'ultimo nato in casa Airbus. Per quanto riguarda il 350, di cui vi parlo maggiormente oggi, il
diviso in due classi di servizio, quindi business class ed economy class. La business ha 28 posti e qui avete alcune immagini, configurazione 1 e 1, mentre l'economy 298, configurazione 333. Vi faccio vedere ovviamente poi con schermi individuali, Full HD e il sistema di intrattenimento Wi-Fi, scusate, sistema di intrattenimento anche in lingua italiana, quindi massimo comfort. Ecco alcune immagini dove potete vedere i sedili, lo schermo, eccetera. Questo per la business. Questo è il catering, quindi alcune immagini, il servizio di bordo, dove abbiamo cercato sempre di mantenere comunque una qualità elevata. E questo per quanto riguarda invece l'economy. Vedete, i sedili sono ergonomici e hanno una concezione di sottili sedili, più sottili appunto per avere maggiore spazio. Quindi sempre con schermi individuali, Full HD anche qui. Per quanto riguarda, dicevo, questo aereo ha proprio tecnologicamente delle cose in più rispetto ai precedenti. Ad esempio, ha un sistema di illuminazione LED, sofisticato, il sistema di areazione che permette un riciclo dell'aria ogni 2-3 minuti e quindi favorisce sicuramente un riposo migliore e riduce anche la sensazione della pressurizzazione a bordo. Mi sentite meglio adesso? In realtà non tantissimo, Francesca, si verificano a tratti dei problemi di ritorno sul tuo audio. Io sono collegata, non so, provo. Aspettate un attimo. Provo ad andare avanti. Sì. Ok, e questa è un'altra immagine dei sedili di economy, come vi dicevo, configurazione 333. Ah, sto vedendo in chat che mi sentono, va bene. Sì, prego, prego. E poi, ok, grazie. E, dicevo, quindi, questo anche per il 330 perché la configurazione è uguale a quella del 350, solo che ha meno posti in economy. Per quanto riguarda le famiglie con bambini, cerchiamo di dare il massima assistenza, quindi ovviamente per loro sono previsti dei kit gioco per quanto riguarda i bimbi. Fino ai 12 anni, mentre per l'infante tutto il necessaire e ovviamente poi pasti speciali in base all'età che mi raccomando vanno sempre segnalati nella prenotazione, sia che la facciate direttamente, sia che la facciate con il tour operator, di da segnalare sempre nella prenotazione per poter avere il loro pasto speciale, quindi è importante. E per quanto riguarda la presegnazione, tutte le famiglie hanno una presegnazione gratuita. Per quanto riguarda invece il Wi-Fi, di cui vi dicevo prima, è possibile quindi in business è gratuito e a pagamento in economy. Poi ovviamente queste informazioni più specifiche le troverete sulle informazioni che vi giriamo successivamente e comunque le trovate sul nostro sito. Anche l'edicola digitale è una novità che abbiamo appunto introdotto quest'anno. E cioè la possibilità appunto di scaricare prima di salire a bordo una serie di riviste, quindi poter avere quindi, a bordo la possibilità di leggere appunto una serie di quotidiani senza dover portarvi nulla, quindi è con una semplice applicazione e con un codice che vi viene dato per scaricare appunto il tutto. E questo quindi è molto comodo e potranno essere scaricate queste pubblicazioni fino a 48 ore prima del vostro volo. Viaggiare voi. Allora, per quanto riguarda invece la lounge, questa è quella di Mauritius, quindi ovviamente i passeggeri di business hanno diritto all'ingresso nella lounge. La nostra lounge ha ricevuto recentemente il premio come migliore business lounge dell'Oceano Indiano, è appunto la lounge Hamed Mengar. E ha ovviamente tutte le il wifi, le poltrone, il massaggio, le aree riservate per i
quindi una serie di facilitazioni appunto viaggi in turismo. Per quanto riguarda invece i sedili, appunto la preassegnazione, vi dicevo prima, sui voli operati a Mauritius è a pagamento e costa 20 euro a tratta. Per quanto riguarda invece i posti con maggiore spazio, cioè le uscite di sicurezza, costa 70 euro a tratta, sempre sui voli operati a Mauritius. Per quanto riguarda invece i voli operati Air France, ovviamente non si acquistano i posti appunto perché è un ancillary, cioè un acquisto che viene fatto con la compagnia che opera il volo. Dunque, se voi prenotate col codice MK il volo operato Air France è gratuita, quindi ancora meglio. È possibile acquistare la lounge anche per i passeggeri di economy, dietro precisa richiesta, quindi a pagamento, sia per adulti che per bambini. E invece per quanto riguarda il passaggio in business, noi diamo la possibilità di acquistare questo upgrade 14 pr giorni prima della partenza, partecipando ad una specie di asta, quindi vi viene inviato via email un link dove voi appunto proponete la vostra offerta di passaggio in business, se è accettata appunto passate in business. Gli elicotteri invece fanno parte chiaramente di Air Mauritius per un assaggio un punto diverso dell'isola, in quanto non solo è possibile effettuare un semplice transfer dall'aeroporto all'hotel, quindi ovviamente negli alberghi che hanno l'helipad per atterrare, ma è anche possibile effettuare delle escursioni di diversa durata per ammirare appunto l'isola dall'alto, poi fermarsi in albergo, stare per il pranzo o per il golf, negli alberghi appunto che hanno i campi da golf, e sono appunto gli eligolf, sono delle escursioni proprio per i golfisti. Dimenticavo una cosa importante per quanto riguarda i golfisti, noi diamo la possibilità di trasportare gratuitamente la sacca, basta appunto iscriversi al programma Frequent Flyer, quindi il Kestrel Flyer di Air Mauritius, e caricare appunto un voucher che appunto si chiama voucher golf e che vi permette appunto, oltre alla franchigia bagaglio, di trasportare la sacca da golf gratuitamente. Dunque concludo dicendo che la compagnia ha cercato, come vi dicevo inizialmente, di mantenere focus sulla qualità del servizio, quindi sul prodotto, e questo ci ha permesso di anche ricevere dei premi, come questi appunto recentemente del World Travel Award, come migliore compagnia dell'Oceano, migliore business class, lounge e cabin crew. Quindi siamo molto orgogliosi per questo, soprattutto perché abbiamo cercato di migliorare sempre di più nel prodotto con l'acquisto dei nuovi aerei, perché siamo appunto la prima compagnia al mondo che opera oltre i 50 e il 330 nello stesso momento, cioè nello stesso periodo, e abbiamo ottenuto le 4 stelle da Skytrax, quindi una dimostrazione in più di quello che cerchiamo di dare al cliente a bordo e una qualità appunto elevata. E poi appunto con il miglioramento anche delle rotte, per cui vi ricordo ancora il discorso del Seychelles perché è un'idea molto nuova da proporre ai clienti. Il ritorno di questa combinata Mauritius e Seychelles è veramente una cosa nuova che vi consiglio. I voli sono due, partono da luglio, e poi vabbè, sulle tariffe e quant'altro ci possiamo sentire in qualunque momento, perché noi abbiamo un ufficio a Milano dedicato, quindi poi vi lascerò dei contatti. L'ultima cosa importante, il rispetto per l'ambiente, dove a cui sempre ci siamo dedicati con rispetto, proprio per questo l'acquisto dei nuovi aerei permette anche una riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, quindi prodotti di ultima generazione. O appunto vi ricordo la nostra iniziativa One Take Off One Tree, che è un'iniziativa effettuata insieme alla Wildlife Foundation di Mauritius, quindi ogni decollo
piantato un albero. Per cui diciamo che questo ha portato sicuramente a mantenere questo impegno costante per la protezione della flora e della fauna. E concludo dicendo che l'immagine della compagnia riflette il popolo, quello che è la personalità del popolo mauriziano, da sempre dedito all'ospitalità e quindi all'accoglienza del cliente. E il concetto di ospitalità è sicuramente qualcosa che il Mauritius ha nel DNA, cerchiamo di mantenerlo a bordo. Dunque vi aspetto numerosi per qualunque necessità. Siamo, ripeto, a Milano, siamo sui principali canali social e vi ringrazio tantissimo per essere numerosi oggi, per l'attenzione. Spero mi abbiate sentito bene alla fine e grazie a tutti. Passo la parola a Sabrina. Grazie Francesca, ti salutiamo con un video sulla compagnia. Grazie. Prego, Michele, buongiorno, a te la parola. Grazie Sabri, buongiorno a tutti, sono Michele Consigliere, mi occupo della parte commerciale di Costans Hotel, ringrazio Francesca e Ida che mi hanno preceduto. Quest'oggi faremo una rapida carrellata, su una panoramica su quelle che sono le nostre tre strutture Mauritius che avete già visto in anteprima con i video all'inizio di questo webinar. Vado velocemente a illustrarvi quello che sono le nostre strutture. Come sapete, siamo una catena, o se non lo sapete, ve lo dico io, siamo una catena di hotel mauriziana, siamo presenti su tutto l'Oceano Indiano e il nostro cuore, la nostra anima, nasce qua a Belmar Plage, dove tra l'altro sono anche i nostri uffici. Struttura 5 stelle, posizionata sulla costa est di Mauritius, è una struttura che offre e va bene per tutte le tipologie di clienti. Da veginotte, vostro cliente esigente, a quei clienti che vogliono un hotel sul mare, direttamente sulla spiaggia. Spiaggia che è protetta da una barriera corallina distante e permette sia di avere il mare a temperatura ottimale per tutta la stagione, per tutto l'anno, sia soprattutto di avere una bassissima erosione di quello che è la costa, anche durante i periodi magari con maggiore vento o maggiore mare. Per quanto riguarda il posizionamento e la costa, ci tengo a sottolineare un'informazione che mi chiedono sempre le agenzie quando vengo a visitare, che è qual è il periodo giusto per vendere. In realtà la destinazione è una destinazione a 365 giorni l'anno, 12 mesi l'anno, è un'isola di 40 km per 60 di lunghezza. A livello di ventosità o non ventosità o meteo,
Mauritius ha la caratteristica di avere la loro estate, scusate, la nostra estate è il loro inverno, quindi nel periodo che va tra giugno e settembre magari le temperature sono più miti rispetto a un'estate normale e non quella che stiamo vivendo quest'anno, comunque con temperature dai 27 gradi fino ai 22 alla sera, giusto magari se c'è un po' più d'aria, vento che comunque non è differente da quello che si può avere sulle nostre coste. Io, essendo genovese, vi dico, non c'è differenza tra il vento che si può trovare a Genova in questo periodo e quello che si può riscontrare sulla costa est di Mauritius. Tornando a Belmar Plage, dalla cartina vedete dove siamo posizionati, siamo nella zona di Port and Flack, è una struttura con 278 camere, 104 camere Prestige, 149 Junior Suite, 6 Deluxe, tra l'altro comunicanti con camere Prestige, 18 ville con maggiordomo e in più abbiamo una Presidential Villa. 2 km di spiaggia bianca, tra i vari trattamenti in cui potete venderlo ai vostri clienti, HB, full board o supplemento all inclusive. A livello di cucina sappiate che una delle caratteristiche di Costance è sicuramente la passione che c'è per cibo, vino e servizio nei confronti dei clienti. E poi tantissime attività sportive, tra cui anche 2 campi da golf, uno proprio attaccato a Belmar Plage e molto conosciuto, che è Legend, di cui vi parlerò fra poco. La struttura si sviluppa lungo tutta la spiaggia, da sinistra verso destra, giusto per darvi un'idea, non mi metto a fare punto su punto, abbiamo le camere Prestige Beachfront, le Prestige, un corpo centrale con il ristorante principale e poi le Junior Suite di fronte al Beachfront e totalmente dalla parte opposta, in fondo sulla sinistra, le ville, di cui alcune fronte mare e altre garden. Prestige Room possono essere o bordo piscina o fronte mare, hanno un'occupazione massima di 2 adulti e un bambino. Le Junior Suite con occupazione massima fino a 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti, anche queste possono essere o fronte mare o giardino. Le Deluxe, come vi dicevo, ce ne sono soltanto 6, ma sono comunicanti con delle Prestige, quindi per nuclei familiari numerosi sono una soluzione ideale. O nel caso aveste qualcuno che vuole andare via con tata per i bambini, domanda non tanto strana ultimamente. E poi le nostre ville. La Presidential Villa. E come vi accennavo prima, questi sono i trattamenti che si possono acquistare. Per quanto riguarda le ville, c'è la possibilità anche dell'acquisto con pernottamento e prima colazione, la metà pensione su Prestige, Junior e Camere Deluxe, la pensione su completa e il premio all inclusive, veramente ricco. Per darvi un'idea, il nostro all inclusive è quello di Mofuscia, alle Maldive. Una ristorazione molto varia, molto ampia, con ristorante, a partire dal ristorante Citronelle, che è il nostro ristorante principale a buffet, con i vari corner di cucina locale, pasta, pizza, grigliate, veramente incredibile. Il D-Ranter, posizionato direttamente sul campo da golf alle spalle dell'hotel, la Caz, dove è possibile anche degustare grigliate a tema più volte alla settimana. Il swing, anche questo posizionato sul campo da golf, soprattutto utilizzato durante il giorno, durante i pranzi. Mi si è bloccata la slide? Ok. La spiaggia, ristorante direttamente sul mare, di specialità mediterranee, collocato, guardando la piantina che vi facevo vedere prima, attaccato alle ville. Veramente un posto unico e una cucina di altissimo profilo. L'Indigo Restaurant, soprattutto aperto a pranzo, dove i clienti possono degustare dagli spiedini di pesce alle insalate, piatti particolari, ottimo per i pranzi. Il nostro Blue Penny Cellar, che consiglio ovviamente di segnalare ai vostri clienti, perché all'interno c'è
sia la nostra wine cellar con staff di sommelier dedicati che possono anche accompagnare i clienti lungo un percorso di degustazione di vini e poi una cena dedicata, ma soprattutto all'interno c'è un buffet di dolci che è il danno di tutte quelle persone che in questo periodo sono a dieta e pronte a fare la prova costume. I nostri due campi da golf, il Links posizionato tra Belmar Plage e il Prince Maurice, che adesso andremo a vedere, e Legend. Tenete presente che la navetta è gratuita per tutti i clienti. Legend è molto conosciuto dai giocatori di golf perché tutti gli anni a dicembre qui viene organizzata una gara di golf a livello internazionale molto conosciuta, dove con la presenza di personaggi molto importanti dell'ambiente golfistico internazionale. Un kids club attrezzato con tutta una serie di attività. Tenete presente che su tutte le nostre strutture abbiamo implementato non soltanto la parte di intrattenimento per i bambini, abbiamo soprattutto implementato negli ultimi 2 anni quello che sono le esperienze, sia per gli adulti che per i bambini. Tenete presente che per esperienze parlo che per tutte le volte che i bambini partecipano a un'attività ricevono un braccialettino che possono scambiare ogni tot i braccialetti al bar per ricevere un frullato, un gelato o qualche gadget dedicato a loro. Un'altra domanda che mi viene spesso fatta è se abbiamo staff italiano all'interno dei Kids Club. La risposta ufficiale è no. Generalmente la lingua parlata è inglese e francese e i bambini vengono accettati dai 4 anni in su. C'è la possibilità anche di utilizzare le strutture, anche perché il Kids Club di Belmar, come gli altri nostri Kids Club, ha al suo interno un'area riservata per i bambini, una piscina dedicata ai bambini piccoli, i giochi, eccetera, eccetera. Per i bambini più piccoli di 4 anni c'è la possibilità di utilizzare queste attrezzature, ma viene richiesta la presenza di un genitore. All'interno della struttura, inoltre, è possibile richiedere il babysitting. Babysitting anche soltanto per una sera, magari se i genitori vogliono regalarsi una cena intima per 2 persone in uno dei nostri ristoranti specialità. Tornando alle slide, vedete tutte le attività gratuite, incluse e presenti all'interno di Belmar, i 4 campi da tennis, ping pong, bocce, sci d'acqua e wakeboard, che hanno un piccolo supplemento. C'è un errore qua nella slide. Windsurf e kayak, hobby cat, pedalo, eccetera. Questi invece sono tutti inclusi. Centro diving, golf e in più tutto quello che possono essere anche lezioni private dei vari sport citati prima. Una U-Spa, moltissime nostre strutture, noi abbiamo all'interno ovviamente un centro benessere. La caratteristica degli U-Spa è che sono dei beauty, dei saloni di bellezza gestiti direttamente da noi, magari in collaborazione con qualche brand internazionale, ma assolutamente è Staff Constance che si occupa dei vostri clienti anche all'interno della spa. Nel particolare su Belmar, come anche poi su Prince Maurice, all'interno c'è una sauna, un bagno turco e la vasca con lo sbalzo termico quando si esce dalla sauna, scusate. Questi sono completamente gratuiti a disposizione dei clienti che quando vogliono durante il giorno possono recarsi alla U-Spa e usufruire di questi tipi di servizi. Massaggi, corsi di yoga e altri trattamenti invece ovviamente sono a pagamento. Passiamo ora al nostro 5 stelle lusso, Prince Maurice, una delle strutture più premiate su Mauritius a livello internazionale per quanto riguarda il segmento lusso, è una struttura perfetta per la vostra clientela di altissimo profilo o con esigenze molto molto particolari e può andare anche molto molto bene per quello che sono i viaggi di nozze dove avete un certo tipo di budget per la parte mare e l'effetto wow qua è sicuramente assicurato. È una struttura dove l'attenzione e il particolare sono un must. Parliamo dall'accompagnare i clienti col telomare, fargli il lettino sul momento quando si recano in spiaggia, a tutta la ristorazione alla carte. È presente all'interno della struttura un
bellissimo galleggiante, un bellissimo ristorante galleggiante unico a Mauritius, che adesso vi farò vedere. La struttura è particolare perché rimane poco sopra Belmar Plage, rimane metà sul mare e metà su una laguna che vedete in questa slide, laguna non balneabile. La posizione è sempre a nord, rimaniamo come vedete qui dalla mappa esattamente di fronte a Belmar Plage, con posizione sempre nella zona di Port of Luck. Struttura dove rapporto staff clientela è 2 a 1, abbiamo 89 sistemazioni tra cui 64 junior suite, 12 family suite che possono ospitare due adulti e due bambini, vi farò vedere successivamente un'immagine, 12 ville e la Princess Villa. È uno degli hotel che fanno parte di Leading, con cui abbiamo una partnership molto forte con Leading Hotel in the World. È un boutique hotel posizionato su una penisola privata ed è famoso per avere sia il ristorante galleggiante, il Bar Ashua, di cui vi accennavo prima, sia per avere una cantina da 27.000 bottiglie, che è, direi, a quest'anno continua a essere la wine cellar più fornita di tutto l'Oceano Indiano. Un'immagine di quello che è la spiaggia. Com'è fatto? Di fronte a voi vedete la spiaggia dell'immagine precedente, sulla sinistra la laguna con alcune camere che danno direttamente sulla laguna. Sulla parte della penisola invece poi abbiamo la spa, i campi da tennis e gli altri servizi. Nella zona centrale la piscina principale, due dei ristoranti, il bar principale. Le nostre junior suite, tenete presente le junior suite possono essere beachfront, può essere garden, oppure è probabile anche che gli operatori vi propongano delle junior suite on stilts. Cosa sono? Sono delle junior suite posizionate stile palafitta sulla laguna. Fate sempre presente al cliente se questa è la scelta, per poi andarla a segnalare o meno all'operatore, in modo che il cliente sappia che uscendo oppure di fronte dal proprio balcone è direttamente sulla laguna. Le family suite che accennavo prima, con camera da letto padronale, con un bagno padronale e una camera con letto a castello per i bambini, con il loro bagno dedicato. Le nostre ville, anche qui le ville possono essere su spiaggia, quindi le beachfront oppure on stilts. E la nostra Princess Villa con servizio di maggiordomo, struttura incredibile posizionata nel punto più bello dell'hotel, veramente un tipo di sistemazione ai massimi livelli. Le possibilità di acquisto o di vendita del Prince Maurice sono prenotamento prima colazione per le camere e ville, la mezza pensione con un piccolo supplemento o al massimo la pensione completa, dove è possibile dare un upgrade durante la bassa stagione. Anche su Prince Maurice abbiamo un'offerta di ristorazione incredibile, il nostro Archipel, ristorante tutta la carta, il ristorante principale dell'hotel, il Bar Ashua, di cui vi accennavo prima. Il nostro Asian Restaurant e il bar galleggiante, anche questo sulla laguna. Una cosa importante mi sono dimenticato prima di dirvi su Belmar, ma vale anche per il Prince Maurice, è che ad eccezione dei ristoranti principali, quindi del Citronello, dell'Archipel, tutti gli altri ristoranti devono essere sempre prenotati. Questo perché la capienza e le sedute all'interno degli altri ristoranti sono inferiori, quindi sempre meglio prenotarsi. La nostra famosa wine cellar, abbiamo uno staff di 10 sommelier che affiancano i clienti sia durante le cene che su un percorso che può essere di degustazione di vini provenienti da tutto il mondo, dall'Italia, la Nuova Zelanda, la Francia, al Sudafrica, eccetera. Anche qui possibilità di collegamento ai nostri due campi da golf con navetta gratuita dall'hotel. Il Kids Club con le stesse regole di cui vi accennavo prima, e tutto quello che sono le varie attività all'interno della struttura.
presente ovviamente una U Spa di altissimo profilo all'interno dell'hotel. E ora passo a quello che è una novità sul mercato italiano. È circa da un anno e mezzo che abbiamo aperto il nostro terzo hotel a Mauritius, che in realtà non è un Costance, ma è il primo di una nuova linea di hotel inaugurati appunto un anno e mezzo fa. L'hotel si chiama Sea Mauritius, in molti forse lo conoscete come Sea Palmar, perché inizialmente era stato lanciato dagli operatori come Sea Palmar. È il primo della nuova catena alberghiera che va a affiancare la sorella maggiore che è Costance e si chiamerà C Resort con la C davanti. Per darmi l'idea della sua ubicazione, siamo sempre sulla costa est di Mauritius, questo non è altro che l'ex Gran Sable di Vera Tour, se qualcuno c'è stato in passato, l'abbiamo completamente rifatto. È una struttura che vuole approcciarsi su un mercato differente, su un segmento di mercato differente, è un po' più smart per capirci rispetto a quello che è il profilo 5 stelle, 5 stelle lusso di Costance, perfetta indicata su quello che è un segmento di clientela tra i 35 e i 55 anni, perfetto sui viaggi di nozze. La struttura in questo momento è un 53 camere. Dalla piantina le vedete quella parte centrale in alto colorata in blu, ha un ristorante principale e un ristorante di specialità asiatiche. Le altre immagini sono la parte che andremo ad aprire entro fine anno con un nuovo segmento, una nuova tipologia di camere che sono le camere deluxe più altri servizi. A monte, prima di arrivare in struttura, stiamo finendo, ultimando una spa con centro sport. Una cosa che sottolineo sempre è state tranquilli, in questo momento si sta vendendo molto bene, a un prezzo molto molto accattivante, non c'è lavoro in corso all'interno della struttura, perché la parte di rifinitura della parte nuova, sia come camere che come centro sport e spa, sono staccate rispetto a quello che è la struttura oggi operativa. Il design volutamente è un design moderno, fresco, giovanile, che si stacca nettamente da quello che è uno stile più classico di Costance, con questi colori sparati, questo rosso, questo turchese che si vanno ad accostare sul bianco del legno. Tenete presente, dicevo prima, in questo momento una ristorazione principale a buffet e un ristorante di specialità asiatiche chiamato Wok and Roll, dove i clienti hanno una cena alla settimana inclusa. La struttura oggi viene venduta in all inclusive, all inclusive completo. Questo all inclusive andrà poi a essere implementato quando apriremo la parte nuova con il Beach Bistro e il Cho & Carafe, che saranno uno un ristorante sulla spiaggia, proprio fronte mare, e l'altro un mix tra un ristorante con tutta la parte dietro, che è anche di negozio, dove i clienti potranno acquistare anche tutto quello che sono i sapori, i prodotti tipici locali. Dicevo prima, 52 camere prestige da 40 metri quadri, queste sono le camere che in questo momento state vendendo ai vostri clienti su Sea Mauritius, occupazione massima, due adulti, un bambino. Come vedete all'interno della descrizione, tutta una serie di servizi e attrezzature dedicate. E poi andremo a aprire le 64 camere deluxe, che avranno una metratura di 48 metri quadri. In questo momento, se le Prestige hanno un'occupazione di due adulti e un bambino, le Deluxe potranno risolvere un grosso problema che è il classico due adulti e un bambino di 16 anni alto 1,80 perché avrà un divano letto confortevole, misura standard, per ospitare fino a tre adulti. Può valere per famiglia con figli grandi oppure anche per quanto riguarda non so, tre amiche che vogliono andare in vacanza assieme e non hanno la possibilità di spendere il supplemento singola. È un all inclusive molto particolare, è un all inclusive che include tutta una serie di attività, addirittura abbiamo incluso un'escursione, un trekking, un mix tra un trekking e un'esperienza all'interno dell'isola di Mauritius, dove i clienti vengono fatti passare in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, a far riconoscere un attimino quelle che è un po' la storia, un po' gli ambienti, le varie differenze di territorio presenti sull'isola.
La SISPA, che andremo ad inaugurare con la nuova stagione, includerà 4 sale di trattamenti singoli, 2 sale per trattamenti coppia, anche qui sauna, bagno turco, la palestra con tutta una serie di attività e fitness dedicate alla natura. Tenete presente che al Sea Mauritius apriremo anche un campo da paddle, incluso in quello che è le quote, quindi senza nessun supplemento. Possibilità anche invece, oltre ai vari sport, anche qui windsurf, kayak, eccetera, eccetera, c'è possibilità anche di praticare il kitesurf con lezioni private a pagamento. Con questo mi sono un pochettino dilungato. Per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi. Ringrazio tutti voi per aver partecipato così numerosi. Ringrazio anche i colleghi che mi hanno preceduto e Sabrina che ha organizzato il tutto. Buona Grazie giornata. Michele, eccomi. E allora ci sono delle domande. Allora Francesca ha risposto già alle domande che le sono state poste in chat. Per quanto riguarda Mauritius, Ida, ti chiedevano se l'Aventure du Sucre prevede anche visita in lingua italiana. Ti chiediamo, aspetta, devi attivare l'audio. Eccomi, ok, Eccoci. sono di nuovo attiva. Allora, per quanto riguarda l'Aventure du Sucre, le visite guidate in italiano non sono disponibili. Per quanto riguarda la lingua italiana, è possibile però scaricare l'app, quindi sia per iPhone che per Android, dell'audioguida. Oltre alla lingua italiana, è disponibile anche in tedesco, cinese, russo e spagnolo. Per qualche altra informazione in più sulle visite guidate, sugli orari dell'Aventure du Sucre, allora il museo è aperto tutti i giorni della settimana, incluse anche le principali, insomma, festività, tranne alcune chiusure eccezionali, insomma, come Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, l'1 e 2 gennaio. Però durante tutte le altre festività il museo rimane aperto. Gli orari sono dalle 9 alle 5 del pomeriggio. Ok. Esatto, le visite guidate comunque non prevedono dei costi extra rispetto, insomma, al costo dell'ingresso e sono disponibili dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 2.30, invece il venerdì alle 2.30. Non sono però disponibili durante i giorni di festività pubbliche e sono validi per un gruppo massimo di 10 persone. Ok, e un'altra domanda per te, Ida, quali sono le zone migliori per andare in bicicletta a Mauritius? Allora, bicicletta, questa è una bella domanda. Vi possiamo far avere delle informazioni più dettagliate, più specifiche su quelli che possono essere gli itinerari in bicicletta. Ok, perfetto. Ti E poi faccio ci sono fare un invece. appunto, che poi magari mi fai sapere da chi arriva la Sì, domanda, certo. proviamo poi, insomma, a rispondere con delle informazioni più dettagliate. Ok. E poi ci sono 3 domande per Michele invece. La prima, se con Constance ci sono possibilità di avere tariffe dedicate per agenti per visitare le vostre strutture. Allora, per quanto riguarda le visite, come site inspection, ci sono tariffe, me lo fate sapere a seconda del riempimento della struttura. Io scrivo in hotel e mi dicono sì, va bene, dalle alle accettiamo la persona e così via. Per quanto riguarda invece vacanze agenti, che credo che sia la domanda che interessava di più, 6 settimane prima della partenza riconosciamo, facciamo richiesta e a seconda del riempimento della struttura riconosciamo le tariffe agenti. Ok, un'altra domanda per te, se nelle vostre strutture il babysitting è disponibile anche per bambini di età inferiore ai 4 anni? Sì. Forse prima, cercando di essere veloce e non prolisso, ho saltato alcuni pezzi. Allora, per quanto riguarda le strutture che all'interno hanno il Kids Club, i bambini vengono accettati dai 4 anni ai 12. Per
Per quanto riguarda l'accettare i bambini all'interno dei Kids Club solo accompagnati dai genitori, quindi parliamo dei 2 o 3 anni per usufruire della piscina per i bambini e così via, per quanto riguarda il babysitting nessun problema perché i bambini anche da più piccoli, dai 2 anni, 1 anno e mezzo, possono essere seguiti perché tutte le babysitter non sono improvvisate ma è personale assolutamente preparato e predisposto per questo. E sono quella, diciamo, il servizio un po' a pagamento. Ok, e l'ultima domanda Più invece chiaro, prima hai fatto. giusto? Giusto per capire se era più chiaro la specifica. Sì, molto. E prima hai fatto vedere delle strutture galleggianti e gli agenti volevano sapere se questa parte della struttura ospita soltanto il ristorante o ci sono anche delle camere. Allora, la struttura di riferimento è il Prince Maurice, questo è il lusso circuito living. All'interno del Prince Maurice ci sono un bar e un ristorante galleggiante. Il ristorante galleggiante è il Bar Achois, bisogna prenotarlo perché ha un limitato numero di sedute ed è tutta una ristorazione alla carte di altissimo profilo. A livello invece di posizione delle camere ci sono delle ville e delle junior suite che sono diciamo su palafitta, quindi si affacciano sulla laguna perché la struttura è metà su una laguna, metà sulla spiaggia e hanno semplicemente una preferenzialità di posizione, non si può balneare, non si può fare il bagno all'interno della laguna. Ok, e io Michele ti ringrazio e ringrazio. Giusto Sì, perché poi con prego. l'età che avanza mi dimentico sempre i pezzi. Solo una cosa, una specifica. Per quanto riguarda il Sea Mauritius, l'ho accennato velocemente, è un all inclusive, ma è un all inclusive stile Costa's. Parliamo di un ristorante principale buffet, dove all'interno però ci sono due sommelier dedicati, che presentano a disposizione dei clienti una carta dei vini con 50 bottiglie, 50-60 bottiglie incluse nell'all inclusive che i clienti devono solo scegliere. E che una volta a settimana, sempre nell'all inclusive, c'è una serata con grigliata sulla spiaggia e festa sulla spiaggia, inclusa senza nessun tipo di supplemento. Un po' tutto. Ok, perfetto. Sì, stavo rispondendo a un agente che chiedeva chiarimenti sulla tariffa agente. Michele, ti ringrazio per essere stato con noi, ringrazio anche Ida e ringrazio Francesca e con questo vi saluto, vi auguro buone vendite sulla destinazione e vi diamo appuntamento al terzo webinar dedicato all'isola Mauritius che si terrà mercoledì 19 giugno. Grazie a Arrivederci e tutti, grazie buona giornata a tutti. Isabella.